Carissimi amici, buongiorno. Oggi ci vediamo per un altro filmato. L'argomento di oggi sono le fughe di gas. Quindi la domanda è: vi è mai capitato di sentire nella vostra cucina un certo odore di gas? Penso di sì. Infatti siamo qui oggi a casa di un nostro cliente, il quale ci ha chiamato proprio per questo motivo. E approfittiamo per fare questo filmato. Ora, se sentite dell'odore di gas nella vostra cucina, chiaramente vi dovete preoccupare perché il gas è una cosa molto pericolosa. Dapprima bisogna capire se la fuga di gas è all'interno o all'esterno del locale. Per capire questo, diciamo, la cosa è abbastanza semplice, basta adoperare il rubinetto di chiusura che avete in cucina. Quindi, se voi chiudete questo rubinetto e la fuga di gas si ferma, chiaramente vuol dire che questa si trova fuori, a monte. Quindi se si trova a monte, quindi fuori, dovete vedere che cosa c'è fuori. Ci potrebbe essere la vostra caldaia, dei termosifoni, e quindi la dovete fare visionare dal vostro tecnico di fiducia. Oppure, se c'è anche il contatore, dovete eventualmente, se la caldaia è a posto, far verificare il contatore. Quindi dovete chiamare l'azienda che vi fornisce l'utenza del gas. Se invece, chiudendo questo rubinetto, la fuga si ferma, vuol dire chiaramente che questa è all'interno della vostra cucina. Vi verrebbe subito da pensare che magari ci potrebbe essere un guasto nel piano cottura, o nel forno se avete un forno a gas, oppure nella macchina del gas. Potrebbe anche essere, ma in genere è un evento raro perché è difficile che si possano verificare delle fughe all'interno degli apparecchi. Nella maggior parte dei casi queste fughe, anche se piccole, si verificano nel tubo o nei giunti che servono appunto a collegare il tubo agli apparecchi. Ecco, ora siamo arrivati al momento del controllo dei giunti. Quindi dapprima dobbiamo tirare fuori il forno dal mobile e posarlo in terra. E per fare questo utilizziamo un semplice cacciavite a croce. Quindi, procedendo nell'operazione, apriamo lo sportello del forno e svitiamo le viti che lo fissano il mobile. L'operazione è molto semplice. Sono 4 viti, quindi. Quindi una volta svitate le viti, dobbiamo estrarre il forno dal mobile. Per fare questo si fa in questo modo: si impugna il forno qui e si tira verso l'esterno. Ecco qua. Bene, ora che abbiamo tirato fuori il nostro forno, che come vedete è un forno a gas, abbiamo a vista il primo giunto da verificare. Per fare questa verifica ci sono due sistemi. O si può adoperare una soluzione di acqua e sapone fatta in casa, oppure si vendono in ferramenta delle bombolette spray apposite. Però tranquillamente anche l'acqua e sapone fatta in casa va benissimo. Quindi basta prendere una ciotola, un bicchiere e inserire in questo bicchiere un po' di acqua e sapone, mescolare con un pennello in modo tale che si crea una schiuma, e questa schiuma l'andremo a porre sul nostro giunto per verificare appunto la perdita. Adesso andiamo ad applicare la nostra schiuma sul giunto per verificarne. Quindi la applichiamo e vediamo che cosa succede. Facciamo una bella schiumata. Ecco, come potete vedere, ecco qua, qui c'è la verifica. Quindi questo grappolo di bolle continue vuol dire che c'è una fuoriuscita di gas dal giunto del tubo, dal giunto. E quindi sicuramente abbiamo trovato la causa della nostra fuga di gas. Ora dobbiamo in pratica provvedere a stringere. Quindi chiudiamo un attimo il gas.
Infatti, come vedete, appena ho chiuso il gas, la formazione di bolle si è fermata. Quindi ora, prima cosa, asciughiamo. Ecco, una volta asciugato, prendiamo una chiave, va benissimo la numero 25, e dobbiamo stringere questo giunto che si è allentato. Ecco, infatti, come vedete, anche con le mani sono riuscito un pochino a serrarlo. Ora lo serriamo definitivamente con la chiave. Ecco, ora che l'abbiamo serrato, chiaramente dobbiamo riverificare per vedere se va tutto bene. Quindi riapriamo il gas e di nuovo saponiamo. Sempre schiuma abbondante. Ecco, come potete vedere, ora non c'è quel grappolo di bolle che si era formato in precedenza, quindi vuol dire che la situazione è stata sanata. Aspettiamo ancora un attimo, anche se c'è la perdita è questione di secondi, quindi la formazione di queste bolle è normale perché sono le bolle del sapone, però come vedete sono ferme. Bene, ora che abbiamo scoperto dove era la perdita, possiamo asciugare e rimettere a posto. Allora, nel caso che invece avreste trovato tutti i giunti a posto, sia quello sul forno che quello sotto al piano cottura o a muro, vuol dire chiaramente che la perdita è dovuta dai tubi. Quindi dovete verificare a vista, a occhio, l'integrità dei tubi e, se necessario, anche lì spalmare con acqua e sapone come abbiamo fatto prima per vedere se c'è qualche perdita. Chiaramente, se trovate la perdita, dovete sostituire il tubo. Quindi, per oggi, carissimi amici, abbiamo terminato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così potrete fare domande o lasciare dei commenti. Vi ringrazio, buonasera, grazie di nuovo a tutti.